Siamo qua, io e il mio amico Alfonso, che ha ricevuto una segnalazione da un cittadino. Esattamente siamo alle spalle di Bisis Donna, per intenderci, sulla statale 16, a che ho le spalle, la strada che costeggia via Stoccolma. Qui ci sono una massa di rifiuti che vengono praticamente depositati non si sa da chi, ma sembra che sia plastica, carta, come se ci fosse una cosa già compattata. Però questo dura per tutta, diciamo, questa strada che adesso vi faremo vedere. Ecco, ci sono persino, diciamo, contenitori di plastica pieni di immondizia, non si sa di che cazzo di prodotti sono queste cose. Stiamo parlando della zona industriale. Guardate che cosa c'è qua. Questa è la strada Sì, tutto sentito il telefono. che costeggia la ferrovia. Dire una schifezza immonda è poco. Lasciamo il commento a chi vede, sta vedendo questo filmato. È una cosa allucinante. Tieni dritto il telefono fuori. Guardate un po'. Rifiuti di ogni genere, abbandono totale. Oltretutto c'è da dire che l'isola ecologica avevano promesso che oggi sarebbe stata Qua ci sono riaperta, rifiuti bruciati, guarda un po'. non si sa Guarda un po', quando guarda un po', rifiuti sarà bruciati. riaperta. Ci Guarda, guarda, guarda. sono cumuli di rifiuti bruciati e nessuno interviene. Siamo solo capaci a sentire chiacchiere, a sentire fesserie da parte di chi dovrebbe sicuramente fornire alla città un servizio di igiene pubblica diversa ed Prendiamo efficiente. sempre questa la Vedi? zona retrostante, ecco, la 16, per intenderci siamo Mattina, dopo pomeriggio. Business Uomo, questa alle spalle, guardate un po' che cosa, Fai questa filmare. è stata adiacente alla ferrovia che diceva Alfonso, guardate che cosa sta qua, cioè, ma io dico allucinante, no? La nostra città turistica evviva l'inciviltà, evviva il non controllo. Ecco qua, questa è la nostra città, questa è Bisceglie, purtroppo, questa zona. Guardate un po' questa qua. Aspetta, mi metto qua. Di tutto di più vengono a scaricare qua. Chiaramente qua non c'è nessun controllo, non ci sono telecamere, nessuno che viene a pulire. Non abbiamo parole. Attenzione, questa è una segnalazione che noi abbiamo ricevuto, o meglio, che Alfonso ha ricevuto da un cittadino e noi ci siamo subito allertati per far vedere possa intervenire. Qualcosa di vergognoso, c'è un senso di inciviltà diffuso, un mancato controllo che produce questi effetti. Credo che non bisogna pensare più, bisogna soltanto agire. Qui, in quella zona, c'è da mettersi le mani ai capelli, è qualcosa di allucinante. Boh, non lo so a che punti siamo, a che punto siamo arrivati. Io dico semplicemente, do per buono che ci sono a Bisceglie, come in tutte le città del mondo, un grado di inciviltà da parte dei cittadini, questo è sicuro. Senz'altro. Ma se non ci sono dei deterrenti, tipo telecamere, cioè se non ci sono dei controlli sul territorio,
e ognuno se ne frega. O guardie ambientali. O guardie ambientali a cui è stato dato il compito di poter controllare. Ad oggi non risulta che sia stata fatta un solo verbale di constatazione. Però allora ci sono due mezzi della nuova azienda che stanno là parcheggiati, ci che credo vedano ogni giorno parcheggiati quello che accade, pieni no? di immondizia. Forse domani devono scaricare, questo non è dato sapere, ma quello che diciamo che ci vorrebbe un po' di amore per la propria città. Io non voglio contestare, non voglio fare polemiche, perché quello che abbiamo fatto vedere sicuramente parla da sé. Quello che è da mettere in evidenza è che ci sono sicuramente i mezzi, se si vuole, per poter contrastare questa gente, questi incivili che sicuramente vanno condannati.